Allora, l'azienda è nata circa 50 anni fa, come torrefazione di caffè e in sostanza è nata da un'iniziativa che è partita da mio nonno in ambito commercio. Poi con mio padre e mio zio hanno dato il via a quella che è la produzione, quindi torrefazione di caffè, importazione diretta di caffè crudo dai paesi d'origine e tutti i processi di lavorazione, tostatura, confezionamento, per arrivare fino alla commercializzazione. Commercializzazione che è da sempre avvenuta in ambito Horeca, quindi non siamo mai stati presenti nella GDO. Voi siete a Todi, giusto? Esatto. Provincia di Perugia. Provincia. Quali sono le principali origini, diciamo, prima parlare di importazione diretta del caffè crudo? Noi importiamo principalmente da Centro e Sud America, anche se nel corso degli anni l'offerta è andata un pochino ad allargarsi fino ad arrivare a paesi dell'Asia che sono diventati oggi tra i principali produttori di caffè. In ogni caso, anche per avere una stabilità di miscele, noi siamo rimasti, per così dire, un po' fedeli a quelli che erano i nostri precedenti fornitori, proprio appunto per poter dare una continuità a quella che era la miscela di 20 anni fa è la stessa miscela di oggi, per intenderci. Immagino Sud America, immagino dal Brasile, principalmente Robusta. No, no, No. parliamo Centro America, parliamo quasi esclusivamente di caffè di tipologia arabica. Per Ah, ok. quanto riguarda tipologia robusta, dobbiamo andare a toccare un po' i paesi dell'Africa e dell'Asia, altrimenti, ecco, tendenzialmente Centro America sono quasi esclusivamente arabiche. Arabica, ok. Per chi magari non conosce bene la differenza, non so se vuole raccontare qual è la principale differenza tra arabica e robusta, anche proprio tazza. Sì, diciamo che le arabiche, le tipologie arabica e robusta sono le due principali tipologie tipologie di piante che vengono in qualche modo utilizzate per la realizzazione delle miscele. E i caffè di tipologia arabica tendenzialmente in tazza si presentano con un meno corpo, una minor cremosità, però con note aromatiche e diciamo olfattive che danno un risultato di pregio, diciamo, alla tazzina dell'espresso. Le robusta sono quelle tipologie che invece danno corpo, danno crema e diciamo quel classico retrogusto cioccolatoso che è un po' tipico del caffè espresso italiano. Quindi, per ottenere un buon risultato in tazza, quantomeno per quelle che sono le nostre aspettative come consumatori di caffè espresso, dovremmo comunque sempre ragionare in termini di miscelazione, miscelazioni che vanno a prendere un po' le migliori arabiche abbinate a una piccola base di robusta che tendenzialmente è abbastanza necessaria per far sì in sostanza che in tazza troviamo il corpo e la cromosità che tutti si aspettano di trovare. Qual è generalmente la percentuale di robusta e di arabica all'interno di una miscela, diciamo, tra quelle più comuni? È estremamente varia l'offerta, in quanto in Italia ci sono oltre 900 aziende e ognuna in qualche modo fa la sua proposta, soprattutto poi tenendo conto che ogni azienda ha spesso più di una miscela, come nel nostro caso. Sono pochissime le aziende monomiscela in sostanza. E le percentuali quindi variano da un 50% dell'una e dell'altra fino ad arrivare a un 100% arabica. Arabica. Però ecco, tenendo sempre presente che il 100% arabica rappresenta il meglio in termini qualitativi, se vogliamo, ma non sempre va ad incontrare il gusto del consumatore medio italiano. Sì, perché poi l'Italia, direi, ha varie sfumature di caffè, nel senso che il nord Esatto. Italia beve un caffè Esatto. che chi vive al sud non berrebbe, insomma, magari perché risulta un po' più leggero, un po' più. Mentre il Esatto. sud Italia è Esatto, così. tipicamente, quindi ecco, tipicamente al nord vengono utilizzate delle miscele con più alta percentuale di arabica, mentre invece al sud si tende a preferire un prodotto che abbia comunque caratteristiche tipiche del robusta, quindi cremosità, corpo, Con più caffeina. forza. Sì, e lo stesso vale poi, non so se voi esportate, immagino che Sì. Sì. lo stesso vale, la stessa attenzione l'abbiate poi verso i mercati esteri dove non c'è Sì. una, appunto, come si diceva, una miscela per tutte le stagioni, insomma.
Esatto. Sì, noi oltre il 50% del nostro volume d'affari lo effettuiamo all'estero e effettivamente a seconda della tipologia di paese viene in qualche modo scelta una miscela anziché un'altra. Voi vedevo sul vostro sito siete certificati sia BRC che bio. Sì. Mi interessava capire il mercato bio del caffè. Qual è la situazione? È un mercato in crescita? Perché si parla sempre di bio, ma il caffè non è proprio uno dei prodotti a cui uno pensa per primo, insomma. Esatto, sì, diciamo che è in crescita, anche se questa crescita probabilmente è più sentita nell'ambito GDO. Nel settore Horeca, quindi nei bar, nei ristoranti, non viene molto richiesta la tipologia bio. Questo è quantomeno in Italia, a seguito probabilmente della mancanza di sensibilità da parte degli operatori, che a sua volta non vengono, che a loro volta non vengono sollecitati comunque dal consumatore finale. Dipende un po' da questo, in sostanza, a mio avviso. Sì, è ancora distante il giorno in cui uno entra in un bar e chiede un caffè bio. Esatto. La vostra gamma di prodotti come si compone? Per capire che principalmente è orientata al mondo Horeca. Sì, noi abbiamo tre principali miscele, queste miscele vanno ad abbracciare un po' i tre gusti, diciamo, se vogliamo. Tipici del nord, del centro e del sud Italia, poi andiamo ad arricchire l'offerta con altri prodotti, ovviamente in cialde, capsule e così via, nonché macinato o barattolo in grani, non tanto per la grande distribuzione dove dicevo non operiamo, bensì per coprire un po' le esigenze di consumo diretto anche dei nostri clienti professionali e in alcuni casi esigenze che ci pervengono dai nostri concessionari.